Tutti i presidenti di avvicinarsi, per il dipartimento l'ingegner Fabrizio Curcio. Ci vorrebbe un microfono. Allora, voi che siete capaci di ogni soluzione, mi dovete aiutare a trovare un termine, un atteggiamento che vada oltre la riconoscenza. Oltre la riconoscenza c'è un solo atteggiamento, un applauso senza limite. Grazie a Curcio. Io forse non dovrei parlare più. Però veramente vi ringrazio per questa giornata incredibile che mi avete regalato, e so che lo fate con veramente grande affetto. Io sono io che a nome dei colleghi di tutto il Dipartimento vi ringrazio veramente di tutto quello che fate, che avete fatto, che fate, che farete e che faremo insieme. Grazie davvero. L'ultima cosa seria della giornata, poi mi affido al sorriso. Si è sempre sostenuto dalla notte dei tempi che è difficile trovare chi fa qualcosa per niente. Quante volte a livello popolano avete sentito questa frase? Nessuno fa niente per niente. Quella di oggi è esattamente una dimostrazione al contrario, che sono tanti quelli che fanno in ragione della gioia di poterlo solo fare. È qui che sta molto oltre il valore della prevenzione, dell'allarme, della reazione, della mitigazione e di tutto quello che è contenuto, diciamo, nella cultura di protezione civile. Cioè nasce con l'esempio vostro, come ha detto benissimo e insuperabilmente prima l'ingegnere Curcio, e come si dice nella vostra tradizione, nasce proprio un atteggiamento educativo. È qui che c'è il più grande dei valori nel ristabilimento di una dimensione valoriale. Un grande sacerdote che oggi non c'è più, Monsignor Luigi Di Liegro, diceva che il valore è ciò per cui vale la pena impegnarsi. Ecco, voi siete capaci di fare quello che fate ogni giorno e anche quando c'è il pericolo e la difficoltà, e lo fate a favore, senza nessuna aspettativa di tornaconto, in un tempo nel quale tutti conoscono il prezzo delle cose, pochi conoscono il valore delle cose. Ecco perché vi dico davvero grazie, e mi fa piacere di avere alla mia sinistra il rappresentante di un pezzo dello Stato che a volte ha difficoltà a farsi apprezzare, lo Stato nella sua dimensione larga. Poi però ci sono anche formidabili prove di funzionalità dello Stato. Grazie ancora, e grazie al prefetto Curcio, ai suoi uomini e alle sue donne. Allora, per la Croce Rossa Italiana, la dottoressa Maria Teresa Letta. Commissario ad acta per il terremoto Abruzzo. Per par condicio, per evitare che io possa essere indagato per mancanza di par condicio, che potrebbe anche accadere, voglio dire che mi fa molto piacere che la signora Maria Teresa Letta, che sta portando avanti, con un termine mio direi, una miniera di dedizione volontaristica lì ad Avezzano, e prima ho sentito una confidenza da parte del prefetto Curcio che Avezzano è diventato il punto di riferimento anche di uno schema nazionale di protezione civile in ragione della certezza, della sicurezza e della trovabilità ogni volta di questa realtà che ha messo in campo Maria Teresa Letta. E mi fa piacere, guardate, che questo cognome determini questo apprezzamento, perché noi su questo piano dovremmo ricominciare a reimparare dalla Germania, dove mai si butta
tutto con l'acqua sporca e ogni volta si ricomincia da zero. Noi dobbiamo anche imparare a valorizzare quello che si è fatto, anche quello che si è fatto se viene da lontano. Maria Teresa Letta rappresenta questo in un tempo nel quale, quando lei ha cominciato, probabilmente non era neanche una dimensione da piacevole moda, perché poi si è riusciti a fare un'opera straordinaria di contaminazione, e come se fosse scattata una dimensione da piacevole, seria e educativa moda. La parola a lei, cara signora. Io ringrazio, però io dico come l'ingegner Curcio, io posso coordinare, avere le idee, però se non ci avessi i volontari non potrei fare niente, quindi è un inno al volontariato. Proviamo adesso per l'ANA sezione Abruzzi, Giovanni Natale, presidente dell'ANA sezione Abruzzi. Allora, io Giovanni Natale me lo sono trovato sindaco stimato di un piccolo comune, funzionario del comune di Pescara per le pratiche più delicate riguardanti il condono ai giochi del Mediterraneo. Adesso me lo ritrovo anche come punto di certezza della manifestazione, sfilata, evento nazionale degli alpini. Siccome ho confidenza, ci vorrebbe un'espressione proprio del volgare popolare, un rompipalle straordinario. Io ringrazio tutti. Quello che gli alpini fanno non lo fa Giovanni Natale, lo fanno i miei alpini insieme a tutti gli altri volontari. L'associazione è nata sempre dalla Protezione Civile, dal Vajont, in tutte le catastrofi italiane. Ci abbiamo un solo neo: non siamo capaci di dire quello che facciamo, come penso la maggior parte dei volontari. La giornata sarà un momento grande per tutto l'Abruzzo. Io vi invito tutti all'Aquila per questo grande momento di allegria e di vicinanza alla città dell'Aquila. Allora, adesso procederemo alla premiazione di tutti i presidenti di tutte le associazioni presenti oggi. Vi chiameremo velocemente perché siete quasi 200, quindi cercate di sfilare rapidamente sul palco mentre vi verrà consegnata la medaglia. Allora, iniziamo con il gruppo comunale di Aielli. Gruppo comunale di Avezzano, Ampana. Gruppo comunale di Bisegna, gruppo comunale di Carzoli, Misericordia di Celano. Gruppo comunale di Celano. Gruppo comunale di Cerchio. Croce Verde Civitella Roveto. Volontari della Vallelonga. Volontari Protezione Civile e Tutela Ambientale Fontecchio. Pronto Assistenza Volontari del Soccorso. Nuova Acropoli AIB. Per Nuova Acropoli, Pubblica Assistenza Croce Bianca L'Aquila. Gruppo Volontari Emergenza Protezione Civile Città dell'Aquila. Città dell'Aquila.
Misericordia, L'Aquila, Amiterno e Forcona. PEA, psicologia dell'emergenza. My money. Gruppo volontari Magliano dei Marsi. Pubblica assistenza Montereale. AVAM, volontari antincendio Montereale. Gruppo comunale di Oricola. Associazione 16 maggio 82. Volontari protezione civile sisma 84. In attesa che si sta articolando questo filo di premiati a ragione, e prima di lasciarci, perché comunque volge verso la conclusione, volevo rappresentare due questioni, una molto concreta, caro ingegnere Curcio, caro Fabrizio, e un'altra di carattere organizzativo. L'Enel, per due ragioni, si sta convincendo a fare un gesto riparatore. A parte quello di natura, diciamo, indennizzante, che va in automatico e fa parte della loro carta di qualità dei servizi, ed è un aspetto che riguarda loro. L'elemento in più che posso dire con la sobrietà di Fabrizio Curcio, l'elemento in più che stiamo ottenendo è un loro sì, somaticamente, che ha espresso il direttore generale davanti alla mia richiesta, e che vengano resi disponibili gruppi elettrogeni in una quantità che adesso è oggetto di un tiro alla fune. È chiaro che non deve essere vista questa come la panacea di tutti i mali, ed è chiaro che noi punteremo ad avere attrezzi capaci di rifornire le collettività e non le singole abitazioni. Però poi dobbiamo evitare di fare come sta l'eolio, cioè avendo i gruppi elettrogeni di qualità capaci di servire le collettività, poi dobbiamo reimparare come, quando, dove, con la scorrevolezza capaci di dislocare questo, e deve essere oggetto di un pezzo ulteriore di approfondimento sia della protezione civile regionale che di quella dei comuni che di quella del volontariato. Questo è un dato concreto che abbiamo incassato senza fare i violenti, perché noi siamo convinti che non c'è bisogno della violenza o dell'inciviltà, ma soltanto della conoscenza delle questioni. Secondo dato, oggi è stata una festa e tutte le cose serie cominciano con le feste. Poi però ci dobbiamo trovare facendo in modo che nel secondo appuntamento generale siate voi a dire come migliorare. E secondo me ciascuno di voi sa mettere un millimetro di indicazione, un centimetro, magari anche un metro, e noi che formattiamo, leghiamo, cuciamo, mettiamo insieme anche i vostri insegnamenti, perché guardate, la conoscenza di qualità è quella che ci sta sul dato di esperienza. Io ho fatto prendere un impegno a Curcio di esaminare se siamo capaci di diventare una regione da protezione civile modello. Vorremmo diventare un'esperienza pilota a livello nazionale. Mi fa piacere che questo ha trovato curiosità, interesse, curiosità, perché un fatto di questo tipo è già accaduto a livello verticale nelle Marche, dove il capo della protezione civile è diventato un riferimento dell'organizzazione centrale. Anche questo è un modo.
il capo della protezione civile delle Marche è diventato uno dei riferimenti, non so se si chiama direttore, dirigente centrale, non lo so come si chiama, ma è uno della comunità nazionale che partecipa al tavolo del lavoro e delle decisioni nazionali. E anche quello è un modo di esprimere riconoscimento. Io lo vorrei più su base comunitaria, lavorandoci, sapendo che ci può essere una interessante competizione su questo fronte. Guardate, è la prima volta che molti di voi mi sentono parlare così, io mi sono occupato prevalentemente di infrastrutture in passato. Oggi ho realizzato che questa è un'infrastruttura, più di quelle materiali, è una infrastruttura organizzativa quella della protezione civile. Ecco perché vi vengo a chiedere oggi festa, festa di riconoscenza, domani però mettiamoci in maniera tale da poter fare i compiti a casa. Grazie ancora davvero. Allora proseguiamo con la premiazione delle associazioni con il gruppo comunale di Pettorano sul Gizio. Ecco, arrivando. A seguire i volontari abruzzesi per la protezione civile. Il gruppo comunale volontari protezione civile Valle del Campanaro. Il gruppo comunale volontari protezione civile Prato La Peligna, pubblica assistenza Croce Verde Pratola Soccorso, l'Aeroclub dell'Aquila, Aeroclub L'Aquila, gruppo comunale volontari protezione civile Raiano, gruppo Natura 96 Grisù, gruppo comunale Scurcola Marzicana, sentiamo la premiazione di Grisù, a seguire Scurcola Marzicana, gruppo intercomunale protezione civile comunità montana Sirentina zona C, gruppo comunale volontari protezione civile Sulmona, nucleo operativo volontari protezione civile Tagliacozzo, Tagliacozzo a seguire, PIVEC, pronto intervento volontario emergenza civile, Aquile Bianche L'Aquila, L'Aquila 2009, Proloco di Coppito, si prepara intanto, salutiamo la PIVEC, Aquile Bianche, L'Aquila 2009, torniamo all'Aquila 2009, Proloco di Coppito, protezione civile Ocre, gruppo comunale volontari protezione civile Gioia dei Marsi, i volontari della Conca del Fucino, seguire Gioia dei Marsi, volontari della Conca del Fucino, pubblica assistenza Gran Sasso Soccorso, gruppo comunale volontari protezione civile Collarmele, e a seguire i volontari dell'Alto Aterno. Grazie, scusate.
Gruppo Comunale Volontari Villa Vallelonga, seguire Cesar Abruzzo, Rescue Dogs School Abruzzo, Gruppo Comunale Anversa degli Abruzzi, APAT Barete, Gruppo Comunale Campo di Giove, Gruppo Comunale Alessandro Iadeluca, Tempera Proci Varci, intanto si preparino, seguire Proci Varci Tempera, Guardie Ambientali Centro Italia Regione Abruzzo, i Volontari Abruzzesi Sangue, Gruppo Comunale Luco dei Marzi, Orsi d'Abruzzo, ASD Sam L'Aquila GPC. Seguire la Misericordia di Alanno, CB Arbusti, Nucleo Nucleo Protezione Civile Torre Alex di Cepagatti, Nucleo Cinofilo da Ricerca Città Sant'Angelo, Moldavi Città Sant'Angelo, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Colle Corvino, Gruppo Comunale Letto Manuppello, Associazione di Volontariato Montebello di Bertona, Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano, Gruppo Comunale Moscufo, Giacche Verdi Abruzzo Onlus, ricordiamo che chi è arrivato solo ora può salire sul palco e ritirare comunque la medaglia, se siete stati chiamati. Gruppo Comunale Gianni Damiani, Insieme nel Blu, Associazione Modavi Pescara, Scuola Cani Salvataggio Abruzzo, Fraternita Misericordia, ecco il Modavi, Scuola Cani Salvataggio, Fraternita Misericordia di Pescara, e a seguire Federazione Italiana della Caccia, sezione provinciale di Pescara, Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di Protezione Civile di Pescara, salutiamo i carabinieri, Volontari Senza Frontiere, l'entrata teatrale dei Volontari Senza Frontiere, Modavi Spoltore, attento al gradino, Modavi Popoli, Gruppo Comunale di Rocca Morice,
Fraternita Misericordia di Scafa, gruppo comunale Castiglione a Casauria, 9, nucleo operativo emergenze Alessio De Simone, 9, Val Pescara, pubblica assistenza soccorso emergenza Radio Abruzzo, Infinity, MVPC Anfi, gruppo comunale di Alanno, volontari protezione civile Civitacuana, passiamo adesso alla provincia di Teramo. Volevo soltanto dire che ringraziamo le organizzazioni di volontariato di Pescara che hanno collaborato, ognuno ha avuto un compito per l'organizzazione di questa bellissima giornata, ci hanno ospitato e quindi è stato giusto che loro collaborassero alla realizzazione di questa giornata. Quando la faremo le altre province, le organizzazioni delle altre province realizzeranno la manifestazione. Grazie a tutti, passiamo alla provincia di Teramo. Corpo Volontari Protezione Civile Bellante, Civitella del Tronto Onlus, Corpo Volontari di Protezione Civile Corropoli, Gruppo Volontari Protezione Civile Giulianova, si preparino, Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Isola del Gran Sasso, Pubblica Assistenza Croce Verde Martinsicuro, Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia Onlus, Associazione Pros Onlus di Pineto, Corpo Volontari Roseto, Corpo Volontari Protezione Civile Val Vibrata, Corpo Volontari Protezione Civile Silvio Marina, si prepari la Cives, giubbe verdi, dopo la Cives le giubbe verdi, Protezione Civile Tortoreto, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Torricella Sicura, Misericordie di Teramo, Comitato ANPAS Teramo, Gruppo Comunale Morro d'Oro, Corpo Volontari Protezione Civile Torano Nuovo, società a seguire Nazionale Salvamento, la sezione di Tortoreto, Croce Bianca Onlus, Comitato Locale di Croce Rossa Italiana di Giulianova, CB Pegaso Altino, Gruppo Comunale Protezione Civile di Archi, Gruppo Comunale Carunchio, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Castelfrentano, Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Protezione Civile Onlus, dopo i Carabinieri il NOT Nucleo Operativo Teate, Guardie Ecologiche Volontarie, Carabinieri, Grazie.
Ricordiamo nel frattempo che chi non ha fatto in tempo a rispondere alla chiamata al termine della premiazione potrà salire sul palco e ritirare la propria medaglia, per chi non avesse sentito. Dopo i carabinieri c'è il NOT, Nucleo Operativo Teate, le Guardie Ecologiche Volontarie di Chieti, la Misericordia di Chieti, Associazione CB Chieti, Volontari Protezione Civile Fossa Cesia, Volontari Protezione Civile Gruppo Comunale Francavilla al Mare, Gruppo Comunale di Frisa, Gruppo Comunale di Gissi. Gruppo Comunale Protezione Civile Lama dei Peligni, Associazione Volontari del Soccorso San Filippo Neri Ollus, Vigili del Fuoco in Congedo di Lanciano, il Castello di Monte Dorisio, nel frattempo si prepara il CNAB, Circo Nautico Abruzzese, a seguire il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Rocca Spinalveti, Ascari Onlus, Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile San Buono, PC Arcobaleno San Salvo, Gruppo Valtrigno si prepari nel frattempo, la Valtrigno, vai Mario! Nutrita la presenza di Valtrigno oggi. Circolo CB San Vitale San Salvo, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Scerni, si prepara il gruppo di Tufillo dopo Scerni, Scerni, gruppo di Tufillo, gruppo comunale Protezione Civile Vasto, Claudia stava venendo, doveva vedere, lei ha c'era parlato, gruppo comunale di Vasto, Radio CB Stonium linea diretta SOS, Associazione Sportiva Volo Vasto, Vigili del Fuoco in Congedo Madonna dell'Assunta Casalbordino, ecco Vigili del Fuoco in Congedo, si prepari Arcipesca Fisa, ne mancano ancora 300, Vaschi Azzurri Abruzzo, si preparino, Associazione di Protezione Civile Giustino Romano, si prepari Orsogna Soccorso, vai Enrico, vai Enrico, Vai
Sì, il gruppo. Gruppo comunale di Gissi ancora. Circolo CB Orsogna Onlus. Gruppo comunale di Furci. Non ho capito. Lo diciamo al microfono. AgePro, Associazione Geometri di Protezione Civile. Nucleo Volontari Protezione Civile San Giovanni Teatino si prepari. Gruppo comunale Farafilorum Petri. Mi mancano quattro. Nucleo Volontari Protezione Civile San Giovanni Teatino. Fara Filorum Petri l'abbiamo chiamata, Radio Club Protezione Civile Città di Chieti, e credo che con questa abbiamo concluso. Era l'ultima associazione da premiare. Allora, chi non è stato premiato per una qualsiasi ragione o non ha sentito la chiamata può mettersi in fila sul palco. Ah, tra le altre cose abbiamo trovato sulla spiaggia una macchinetta fotografica, quindi chi l'avesse persa può venire a ritirare da noi, il vero proprietario. Chi non è stato chiamato o non ha sentito la chiamata può avvicinarsi al palco, così può comunque ritirare. Sì. Signori, non vi affollate sul palco gentilmente, altrimenti non c'entriamo più. Se c'è qualche presidente che non è stato chiamato o non ha ascoltato la chiamata o è rimasto senza medaglia, si può avvicinare al palco che comunque lo premieremo. Quindi sembra siano stati premiati tutti. Grazie a tutti signori per essere intervenuti. Dove qua? Vi ricordiamo che abbiamo trovato una macchinetta fotografica sulla spiaggia, quindi chi l'avesse persa può passare qui a ritirarla. Abbiamo concluso, grazie a tutti di essere intervenuti. Mi raccomando, le associazioni che dovranno aiutarci a smontare, non sparite. Ragazzi, però non va affollate sul palco, lasciate spazio al presidente. Ieri siamo tutti noi a scendere, te l'ho data la cosa. Un attimo, E all'anno. Sì.